Tra mercoledì e giovedì si è giocato il turno infrasettimanale per quanto riguarda la Serie D, Girone B e Girone C. È il turno pre-vacanze natalizie e soprattutto l'ultima giornata del girone di andata. Mentre vediamo le immagini a partire del cartello che era a Piacenza Varesina, andiamo a vedere un po' come sono andate per le formazioni bergamasche e i risultati. Il Bruso Porto ottiene una vittoria importantissima perché batte la Castellanzese 2-0, al di là che si resta in zona di alta classifica, l'ultima formazione delle 5 a superare i 30 punti, ma adesso la formazione bergamasca è in una posizione molto tranquilla se guardiamo i loro obiettivi, che sono quelli della salvezza. Il Villavale dopo 7 giornate subisce un gol, lo fa contro la vice capolista Caldiero, una partita tirata. Offredi ha parato anche un calcio di rigore, ma Caldiero poi è riuscito a vincere per 1-0. Ottimo il pareggio del Caravaggio ad Desenzano per 0-0. Vince, se vogliamo, l'Arconatese, la capolista, contro la Crivense per 3-1 fuori casa, e così diventa campione d'inverno e si mantiene il primo posto in classifica. Brutta invece la sconfitta della Virtus Cesenano, che inguaia un po' questa formazione, fuori casa contro un non trascinentale Legnano, si perde per 2-0, mentre nel derby bergamasco prenatalizio vince la Real Carepina, che sistema la sua classifica andando a vincere col Fanalino Coda Ponte San Pietro per 0-1, inguaiando sempre di più la formazione allenata da Bruni. Ma andiamo a vederci i risultati: con Bruso Porto che batte Castellanzese 2-0, Caldiero Villavalle 1-0, Desenzano Caravaggio 0-0, Clivense Arconatese 1-3, Clave Milano Folgore Caratese 4-3, Crema Casatese 0-3, Legnano Virtus Cisarano 2-0, Piacenza Varesina 1-1, Ponte San Pietro Real Carepina 0-1 e Propalazzolo Trizium 0-0. La classifica vede campione d'inverno e l'ha issata in cima la formazione di Arconate, dunque Arconatese quota 41, Caldiero a 38, Varesina a 37, come il Piacenza e Palazzolo 34. Queste tre formazioni sono state fermate tutte nel pareggio. Il Bruso Porto con la vittoria si porta a 33, praticamente a un punto dalla zona playoff, e poi si stacca nettamente la classifica con la Casatese, Desenzano e Villavalle a quota 26. Queste sono posizioni ancora abbastanza tranquille, come se vogliamo anche Caravaggio e Virtus e Cisarano Bergamo, che sono a quota 24. Fuori dalla zona playout anche Club Milano e Real Carepina a quota 23 punti, come la Crivense a 22, e poi la zona playout a fine andata si apre con Folgore Caratese Legnano quota 21, Castellanzese 19, Trizium 16 punti. Attualmente le due retrocesse sarebbero Crema 15 punti e Ponte San Pietro quota 12. E proprio per questo girone andiamo a vederci un servizio: la sconfitta del Virtus Cisarano contro Legnano per 2-0, servizio curato da Paolo Zerbi. Ultima partita del 2023 per Legnano e Virtus Cisarano Bergamo. I Lilla, dopo il pari di Casate Novo, vogliono provare a prendersi i tre punti per risollevarsi in classifica. Primo tempo intenso con un Legnano in crescendo, pochi tiri in porta, ma la prima vera occasione i Lilla passano. Palla tenuta viva sulla tre quarti, spunto di Sangaré sulla sinistra, cross basso e forte del numero 9 sul quale si avventa Nunes de Melo, anticipato da Ceruti, di quest'ultimo probabilmente la deviazione in porta, ma prezioso il contributo del numero 7 completamente rinato con la cura Zattarin. Legnano in vantaggio al minuto 28 che, galvanizzato dal vantaggio, attacca a testa bassa. Altro recupero importante del pallone sulla fascia destra, stavolta con Cemery. Preziosa la sua partita. Nunes de Melo si mette in proprio tiro contratto sul quale Sangaré non arriva per la zampata. Virtus Cisarano Bergamo poco presente in attacco. I bergamaschi nella prima parte di frazione si vedono solo con questa girata di Filippo Austoni, centrale, parata comodamente da Mazzi. Dall'altra parte Legnano a mettere in mezzo più palloni possibili. Si salva stavolta Perico in corner col pallone destinato a Sangaré. Ultime chance del primo tempo per gli ospiti: prima punizione, ponte di Nessi di testa per Belloli che inciampa sul pallone e di fatto non riesce a tirare. Occasione che anche il Legnano da corner, testa di Talarico, Perico salva sulla linea dove si stavano avventando due giocatori. Con le immagini nella ripresa, subito spunto Legnano, dopo pochi secondi Sangaré va via sulla destra, Cavalieri così così, ma il Legnano non ne approfitta. Dall'altra parte situazione simile, punizione di Belloli sul secondo palo, colpo di testa ancora una volta di Nessi a cercare i compagni. Mazzi non è perfetto, ma nessun giocatore della Virtus è in area piccola. Partita che resta in bilico, poi Legnano 8 dalla fine la chiude, spunto di Rossi entrato nella ripresa il numero 20 dopo aver saltato un avversario, manca il tiro, ma la chiusura di Mosconi di fatto favorisce Nunes de Melo che tira sul primo palo e trova il 2-0, stavolta è gol a tutti gli effetti del numero 7 Lilla, protagonista di tutte e tre le ultime reti del Legnano, contando anche Casatenovo. Nel finale spazio apertissimi, c'è tempo per un tiro di Malagò sull'esterno della rete e un'altra conclusione di Nunes de Melo parata da Cavalieri. Eccola qui la gran risposta del numero 1 bergamasco. Entra anche Bingo che sarà elemento prezioso per il girone di ritorno. L'ultima d'andata finisce 2-0. E restiamo sempre in questo girone, andiamo a sentire invece le parole di Capelli, mister del Real Carepina, dopo la vittoria sul Ponte San Pietro. Siete stati molto bravi secondo me nei primi 15 minuti quando abbiamo trovato il gol, e poi abbiamo secondo me sofferto un po' il loro rientro,
perché dopo il primo quarto d'ora abbiamo faticato un pochino di più a giocare, ci siamo spaventati, l'inerzia è stata un pochino più appannaggio loro. Secondo tempo invece secondo me è stata ben giocata, è vero, forse non avevamo tanto più la gamba come nel primo tempo, come magari nelle ultime partite, però abbiamo creato delle buone idee, secondo me abbiamo tenuto bene dietro. E anche negli ultimi finali, nei minuti finali, quando loro buttavano un po' queste palle, abbiamo retto bene, quindi secondo me è una grande prova di carattere e anche di gioco, di compattezza, e sono molto contento. Credo che chiudere a 23 il girone d'andata sarebbe stato importante in vista del ritorno, quindi il percorso che hanno fatto questi ragazzi è veramente importante, anche per ricordarci anche da dove siamo partiti, un gruppo che ha cambiato tanto e ci abbiamo messo magari un po' all'inizio per trovare la quadra. Adesso nell'ultimo mese e mezzo, negli ultimi due mesi, i ragazzi hanno trovato quello che serve per giocarcele fino in fondo. Poi si può vincere, si può perdere. Ma si è giocato anche il girone C, dove è inserito la formazione del Breno, un risultato ancora di pareggio che non sposta la classifica della formazione del Breno. Troppi pareggi in questi gironi di andata e si resta in una posizione difficile. Il Breno pareggia 1-1 contro il Chions e getta al vento diverse occasioni, ma alla fine non riesce a trovare la vittoria. Pareggia anche l'altra formazione bresciana, quella del Castagnato contro l'Adriese, per 2-2, dopo essere stato in vantaggio per 2-0 fino a un quarto d'ora alla fine, la formazione bresciana viene raggiunta. Mandiamo veloci tutti i risultati, con l'Este che vince Bassano per 1-0, Campodarso con Bolzano 0-0, Chios Breno 1-1, Luparense Charlis Musan 0-0, Monte Prodecco Chioggia 1-3, Montecchio Treviso 1-0, Mori Santo Stefano Porto Croaro 2-0, Castagnato Adriese 2-2 e Dolomiti Bellunese Mestre 1-0. Per questa classifica, che consegna alla fine del girone di andata un Chioggia 46 punti, se non è un record poco ci manca, praticamente tutte vittorie, poi solo un pareggio e una sconfitta in questo girone di andata per la formazione di Chioggia. Finisce dunque il girone di andata anche per tutte le formazioni dei dilettanti, adesso l'appuntamento si riparte nel 2024, per la Serie D la domenica sarà il 7 gennaio con tutte le formazioni di Serie D che scenderanno in campo, per le altre squadre c'è solo da partire con la Coppa di Eccellenza, dove a Seregno ci sarà la finale tra il Civi Verghe, formazione bresciana, contro la Solbiatese, e noi saremo presenti.